anche lui manager di, no, proprietà intellettuale importante, non precisiamo la proprietà intellettuale perché se in proprietà intellettuale non c'è innovazione farmaceutica. Io anche non timo tempo, non timo tempo di entrare attraverso il Benjamin, che sa fare oggi, di entrare in questo assunto, ma anche che un regime di generazione di innovazione nella farmaceutica è totalmente pervertito. È pervertito e genera un tasso di innovazione molto ba molto basso e nasce di risorse che non necessariamente sono di risorse che la società le chiede. È pervertito per differenti ragioni. Una delle sue cose è che un sistema di pesquisa è pago per il pubblico, perché il National Institute of Health è equivalente in tutto il mondo. I primi risultati sono venduti come patentes o sono tomados per, come si dice, shark. Tu varones, che si chiamano biotech firms, che poi dico io tengo questa patente sopra un gene, non sé. Se si chiede esplorare un medicamento, deve pagare. Un po' come la teoria di Milton Friedman da Polusao, che dice, io voglio fare Polusao, se vuoi parlare solamente se você mi paga una cosa così. Vende tipicamente a Big Pharma. Big Pharma fa trial in ospedali tipicamente pubblici in condizioni di terribile conflitto di interessi e tem firma se specializzata a giocare questa statistica. È specializzata a fare apparire cose che non esistono da e poi a Big Pharma fa un markup sopra tutto il costo che include il costo della pesquisa pubblica. E chi va a pagare? Un'altra volta in Europa è stato. E in America il 60% è Stato, in Europa 6%, in America 60%. Cioè, lo Stato paga, sovrulla la pesquisa, fornisce o sospettare proteste e poi paga il prodotto di esso un'altra vez come medicamento. È un regime totalmente maluco. E a proposta che alcuni sente noi sta facendo è di dire famos che o pubblico fais un altro miglio a lei fai sa si o teste a sì quando un medicamento se incontra un medicamento efficace eccetera può essere licenziato con licenza non esclusiva a impresa farmaceutica che a questo punto torna siccome una fabbrica di cerveza o una fabbrica di gasolino che precisa a questo punto produrre a costo marginale perché tutto il costo usato poi già pago per restare. Ma questa è una cosa che non è a lei di questa presentazione. Gostaria acabar con dicendo, ma quali sono le implicazioni di tutto questo per il sviluppo? Até agora vi falei dos problemas nas relações entre regime di proprietà, in particolare diritto di proprietà intellettuale e innovazione. Un problema fondamentale nel sviluppo non è innovazione, è imitazione.
Entonces, cada vez que una patente es eficaz en proteger una innovación, eso quiere decir que hace más difícil la imitación de lo que tenía. Ahí tiene una profunda simetría. Mismos en los casos, que yo acredito son muchos pocos, naquello, una forte proprietà intellettuale è favorevole all'innovazione. In molti paesi del primo mondo, io non ho capito che questo accadesse, ma se accadesse in Damas, questa è una barriera d'entrata per i paesi in sviluppo. E storicamente accadesse che tutto il catching up fu fatto storicamente sul regime di proprietà intellettuale interna franchissima in tutti i paesi. Se si va a vedere la storia della legislazione alemana o giapponese, tem utility patents. Utility patents sono essenzialmente un altro nome per dire imitazione. È un riconoscimento da imitazione. Gli Stati Uniti, per 50 anni, dopo, mai 50 anni, 70 anni dopo la fondazione degli Stati Uniti, riconosce solamente le patenti nazionali, solamente dei cittadini americani, non degli altri. E in tutto il 1900, 1200, tiene un trattamento differenziato tra i due. Regime interno franchissimo e regime internazionale abbastanza franco, nel senso che l'aggressività da multinazionali è sanzionata legalmente per lo TRIPS, è una novità nella storia. Che non importava molto da imitazione, tipicamente importava quando un paese imitatore cominciava a esportare in un paese che originava, patente originale. Ma anche adesso non c'è molto problema. Qui entra il problema, quali sono un grado di libertà per paesi che segnalano TRIPS. Io acho che tenga il grado di libertà che non furono ancora esplorati. Non furono esplorati perché non tiene la maggioria dei paesi la coscienza che il proprietario intellettuale lavora contro il sviluppo che si capa. Perché la maggioria le persone comprarono prodotti americani, dicendo, ma se aumenta introduce mai dura proprietà intellettuale in Bolivia e tutti i boliviani va a produrre semiconduttori e microelettronico, se sta maluco. Mismo sem proprietà intellettuale, probabilmente in Bolivia non sono capace di imitare. Ma sicuramente con proprietà intellettuale non va mismo procurare. Isso un movimento, per dire un po' una versione politica, io acho che un movimento contro la proprietà intellettuale, non paesi in sviluppo, e incontra anche un favore da una parte importante dei paesi sviluppati, naquello aumenta la percezione che forte regime di proprietà intellettuale non tiene nulla a che vedere con l'innovazione, ma tiene molto a che vedere con la distribuzione della rete. Ha a che vedere con quanto si pagano
o Sassionarius di Glaxo o quanto si paga Bill Gates, ma non a tassa di innovazione di Big Pharma e nell'industria del software. E a chi accade?